Inaugurare qui a Napoli questa iniziativa penso che sia molto importante, indicativo anche del fatto che il nostro intendimento per la candidatura a Capitale Europea dello Sport è proprio deve essere veicolo di buone abitudini, quindi sicuramente il connubio tra eh, cura dell'ambiente, cura della persona e appunto e sport è evidentemente un connubio fondamentale. Io ho sempre sostenuto la eh, grande importanza che lo sport può avere anche e soprattutto per l'educazione. Dei nostri ragazzi e della nostra società. Le eco Olimpiadi uniscono gli appassionati di diverse discipline in una grande manifestazione sportiva che promuove la scoperta e il rispetto dell'ambiente naturale, con allestimenti ecosostenibili. Napoli, candidata a capitale europea dello sport 2026, ospiterà il 13 aprile la prima tappa allo stadio Antonio Landieri di Scampia, con la partecipazione di diverse federazioni sportive italiane. Se attraverso lo sport, iniziative sportive, eh, si inculcano ai nostri ragazzi, ma in generale a tutti i nostri cittadini, anche delle pillole di saggezza e di cura ambientale, visto evidentemente la situazione drammatica in cui si trova anche il nostro ecoclima, evidentemente può soltanto fare bene. Quindi, Napoli, capitale europea dello sport, ma Napoli come eh, davvero eh, punto dal quale possiamo, speriamo, ripartire per una ricostruzione di quelli che sono i valori fondamentali della nostra società, un po' trascurati negli ultimi anni.